può toccare. Non è poco. Ecco, non è... qua, grazie mille, grazie mille. Ciao. Mari. Allora, finalmente ci abbiamo fatta. Ci rivediamo. Dovevi venire, abbiamo fatto i collegamenti per il Covid, sei sempre stata presente. Molto fiscale, però. Molto... No, sei stata sempre presente, sempre... acuta anche, no? Nelle tue, nel tuo pensiero, nel tuo, non hai mai avuto nessuna remora nel dire quello che pensavi. Questa era la tua caratteristica. Direi di sì, cioè sono una discreta rompicoglioni, sì. Assolutamente direi che... sì. Discreta. Però, cioè, tu non hai... io sono un po' come te, nel senso che riesco a mediare... Meno male. Non, sì, vabbè, quello che penso... diplomazia non è il nostro mestiere, no, diciamo. No, a costo anche ovviamente di farci dei nemici, no? Vabbè, però bisogna essere corazzate anche per quello. Sì, però avrebbe un prezzo più alto, io credo, sia per me che per te, tacere e abbassare la testa. No, avrebbe un prezzo altissimo. Poi lo sfogheremo in qualche modo, sui parenti o magari... Allora, in dovete maniera... sapere che con Selvaggia, a un certo punto, qualche anno fa, c'erano dei problemi, sì. C'erano dei problemi, sì, sì, di scheletri, sì. Anche abbastanza, insomma, uno, alla fine, per affrontare questo problema, dovevamo chiarirci delle cose, tutti pensavano che noi fossimo nemiche, e invece c'è stata una bellissima telefonata tramite, devo dire, il nostro amico Alberto, e ho detto, senti, mi inviti a cena, io voglio andare a cena con Selvaggia. Ed è stato così, siamo però andati... Però cioè, in realtà io sono invitata a cena, però poi ha pagato Nicola. Ha pagato Nicola. Ci rimette sempre però... lui, anche quando si fa pace. Sai perché ti, voglio ricordare questo? Perché tu vivi sempre un po' tante polemiche. Perché tra persone per bene, tra persone intelligenti, poi vedi, basta un bicchiere di vino, una cena in un ristorante... E ci si può chiarire. E soprattutto parlare in maniera diretta, e onesta, anche perché i problemi capitano, spesso sono fonte anche di equivoci, di incomprensioni, soprattutto in questo mondo in cui poi sono gli altri ad amplificare delle cose che magari sono piccole così. Tu non hai più la gestione totalmente della tua vita, di quello che ti accade, di quello che vorresti anche che fosse il rapporto con gli altri. E a me sei sempre stata poi, tra l'altro, molto simpatica, proprio perché vedevo questa genuinità, capisci? Sì. Questa capacità di passare come un bulldozer sopra un sacco di cose e anche di affrontare i momenti complessi con intelligenza, senza il rancore, quello stupido, quello che poi alla fine ti no. fa, insomma, ripiegarti su te stessa, eccetera. E quindi ho detto, secondo me noi abbiamo questo punto d'aderenza. Assolutamente, ed è nato un bellissimo rapporto, è una stima che io però ho per è merito te. Tuo, questo va detto, perché no. Comunque la mano l'hai tesa tu. Tu ci avevi un po' paura, di la verità, certo, mo mi chiama questa. E certo che questa mi incontra Memena, questa mi incontra Milano Memena. Ma io le persone intelligenti no, ho paura. E invece è nata una bella amicizia, che voglio dire anche pubblicamente. Grazie. E allora... Cominciamo, abbiamo delle foto, adesso parleremo poi di questo tuo, che posso dire, a un certo punto, insomma, tu sembri Selvaggia Lucarelli, allora sembra una donna molto forte, corazzata, una donna che affronta la vita sempre con gli attributi, che nulla la tocca, che riesce sempre lei comunque a gestire sia nel lavoro che nella vita privata, no? Una donna forte, questa è l'immagine che tutti hanno di te inevitabilmente, sei anche temuta, no? Dico, che ha scritto Lucarelli, giustamente. Poi invece improvvisamente tu riesci a tirar fuori attraverso il tuo lavoro la tua vita, nel senso che tu crei, io non sono molto tecnica, come tu sai, mi insegni tu a volte delle cose o ti chiedo consigli come devo fare. Come si chiama questa cosa che tu hai allora, fatto? Allora, si chiama podcast. Secondo me ci cascherai anche tu, Mara. Perché? Che tra l'altro è una voce molto bella. Il podcast è una voce, un ascolto, è qualcosa che può impreziosire il tuo tempo, perché è una sorta di musica in cui non ci sono note, ma ci sono storie. E tu ascolti quello che può essere, non so, una lezione di storia o di filosofia, così come il racconto, come nel mio caso, di un'esperienza dolorosa nel campo amoroso. E il bello dei podcast è che tu li puoi mettere come metteresti la musica, quindi nell'autoradio quando vai al lavoro. Ma tu l'hai messo dove? Come si fa? Io ho registrato un microfono, studio di registrazione, ho registrato la mia voce, poi qualcuno, un uomo, ha preso la mia voce, Mara, l'ha presa, l'ha trasferita altrove e oggi
oggi tu, andando su, che ne so, speaker.com e altre, o sulla mia pagina Facebook, dimmi, vai e trovi un link in cui ascolti, grazie al quale ascolti la mia voce. Tu è una cosa incredibile. Ma potrei anch'io raccontarti una mia storia e metterla nel tuo, questa cosa dove schiacci il bottone? No, il mio, che vuoi? No, il tuo è tuo, io non ci posso entrare. Tu sei il tuo, No, io e chi è capace a fare questo? No, beh, però insomma è una novità questa. È una, beh, insomma, c'è da qualche anno, però devo dire che in Italia sta prendendo piede, insomma, nell'ultimo anno in modo particolare. C'è stato il grande successo di Veleno, di Pablo Trincia, insomma, quello ha aperto un po'. E là, io dove ci sono novità nella comunicazione vi butto, però, a parte TikTok. Per tu, una vabbè, tu sei bravissima in tutto questo, però tu poi però hai messo sul piatto la tua vita. È una storia, è un aspetto della tua vita che nessuno conosceva. Io vorrei mandare un filmato, il primo filmato di quelli che avete preparato voi, Paolo. Il primo filmato. Parliamo dell'incontro, mi sembra che il primo fosse l'incontro. Per far capire al pubblico di che cosa parliamo, perché non è facile, no, cioè io lo voglio spiegare molto, molto bene. Ok? Va bene. Proprio perché è un programma pop il mio. Sì, certo. Però insomma è una cosa, secondo me, una novità. Ma è una cosa molto pop. Una cosa molto popissima. Sì, sì. Date le nostre, vabbè, che battutaccia, guarda. Vediamo l'incontro. E come si racconta Selvaggia e Lucarelli? Il primo buco è stata un'email. Non era niente di speciale. Ciao, ti ho vista in un programma e ti ho trovata simpatica. Non sono uno sfigato che scrive a una che ha visto in TV, eh. Se non ci credi, vai pure su Google e cerca il mio nome. Ciao. Era una mail, appunto, come tante. O forse no, perché era una mail che non diceva ciao, mi piaci. Era una mail che diceva ehi, guarda chi sono. Ma questo l'ho capito dopo. Mandai una risposta ironica, ci scambiamo i numeri di telefono. Dopo pochi giorni ci incontravamo a Roma. Mandò un'auto a prendermi, aprì la portiera e poco dopo, sorseggiando un caffè anacquato, mi prese la mano. Scoprì, in quella mano che stringeva la mia, la potenza della chimica. Di qualcosa che non governi tu, che ha a che fare con una sfera primitiva. E infatti, ma questo non potevo saperlo, il nome del ristorante in cui andare quella sera fu l'ultima cosa che governai io. Questa è proprio la mia voce. Sei tu. Sono io. Non ci sono nel podcast le immagini, no, che accompagnano questo momento che avete montato con questa sapienza, che anche è con molto le mie lacrime. Bello, molto bello. Tutti molto belli. C'è solo la voce. Ho vissuto una dipendenza affettiva molto forte, molto invasiva, molto dolorosa. Quando l'ho vissuta non sapevo cosa fosse una dipendenza affettiva, perché parliamo di un po' di anni fa, non tantissimi anni fa, Leon era già nato. Spieghiamolo al pubblico che ci segue. È, come dico nel podcast, una sorta di dipendenza da una droga. La droga è la relazione. Io ero potenzialmente una dipendente affettiva e non lo sapevo, perché non è che ci si scopre così, dipendenti affettivi, ma in realtà si è una sorta di portatori sani. Tu hai quella potenzialità, hai la potenzialità di incrociare, incontrare qualcuno con cui accade che si inneschi una relazione molto, molto malsana, molto distruttiva e molto pericolosa. Io ho incontrato un uomo di Milano con il quale è nato quello che io credevo fosse un grandissimo amore, ma che nel giro di pochissimo tempo si è trasformato in una dipendenza autodistruttiva. Distruttiva perché non c'era più niente della mia vita oltre lui, perché lui era l'oggetto di ogni mia attenzione, era il cuore, era il centro della mia vita e tutto quello che era intorno, Mara, per me non contava nulla. Se io vado a ripercorrere quegli anni della mia vita, anche banalmente googolando il mio lavoro, la mia famiglia, erano tutti dei satelliti molto 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 lontani. Il centro di tutto era lui, io mi ero completamente annullata ed ero diventata una sorta di mendicante affettiva, nel senso che io vivevo per una sua attenzione, per un suo gesto, per il suo consenso, per il suo piacere. E quindi lui mi ero ridotta. Aveva degli cioè nei tuoi confronti lui com'era? Nei miei confronti lui inizialmente, come accade quasi sempre in questo genere di relazioni, c'è stato il classico biglietto da visita
luccicante, scintillante, per cui io ero, come era per me, il centro della sua vita, ero meravigliosa, ero la donna, la prima donna che aveva amato così tanto, e quindi la prima donna che entrava in casa sua e che viveva in casa sua. Perché quindi io mi sentivo anche molto lusingata. Vivere a casa sua, sono andata a vivere col bambino? Col bambino, che era molto piccolo. E io ero in un momento, ero fresca di separazione, quindi ero anche molto, molto fragile. E pensavo che in qualche modo questo fosse un dono, una concessione. Io dicevo, beh, pensa un po', cioè ha accolto me e mio figlio. Ma lui com'era? Che uomo era? Descrivimelo. Lui era un uomo apparentemente molto affascinante, molto riservato, molto affermato nel campo lavorativo, apparentemente molto diplomatico. Diciamo che aveva un io esibito, molto luccicante, e poi aveva un io ombra molto, molto diverso e più cupo. Era sicuramente una persona con un grande senso del controllo. Allora, per cui tu perdi la testa per questo, vai a vivere a casa sua con il tuo bambino con piccolino, e poi che cosa succede? Guarda, racconto il primo episodio proprio nel podcast. Secondo me, anche se sembra una sciocchezza, è molto indicativo di quello che è accaduto poi. Lui va a lavorare, era uno dei primissimi giorni in cui ero a casa sua, e io decido di fare una lavatrice, una stupidaggine. Quindi metto la roba nella lavatrice, la faccio partire, lui torna e guarda come ho fatto la lavatrice e mi dice: tu hai fatto la lavatrice non avvitando bene il tappo dell'ammorbidente, non lo fare mai più, perché con la centrifuga potrebbe cadere e potrebbe insomma riversarsi sul pavimento, abbi cura delle mie cose, questa è casa mia. Questo era il messaggio. Questo è stato il primo, è stato l'impatto, come dire, il click, no, in questa relazione. Cioè lì ho capito che intanto ero sicuramente incappata in un maniaco del controllo, però anche in una persona profondamente dura, scarsamente empatica, e chiaramente anche una persona che tendeva, poi l'ho scoperto nel corso degli anni, perché ci sono rimasta 4 anni tra l'alto e basso, a intaccare la mia autostima, quindi molto svalutante nei miei confronti. E questo è stato il primo segnale, campanello d'allarme, una sciocchezza. Ma su poi questa piano cosa tu hai detto: c'è qualcosa che non mi torna, c'è sì, qualcosa che in non me va. però sei rimasta 4 anni lì, torniamo tra 60 secondi. No, questo è importante perché è una storia che riguarda molte donne, sì, e anche uomini. È successo anche a me. Ah, non lo sapevo questo. È successo anche a me, è tanti anni fa. Tanti anni fa, te credo. Oggi sai dove stava. Due schiaffi. Vabbè, lasciamo perdere. Ma io ci sono stata un po' qualche anno di più. Andiamo con... torniamo tra 60 secondi, amori. Okay. Con Selvaggia, perché davvero è tutto parte da questa lavatrice, no? Che non dovevi fare. Sì. Però tu resisti 4 anni, questo è il primo segnale. Dopo che cosa accade? Ad esempio, con il tuo bambino, lui, che rapporto aveva? Era carino, allora, affettuoso? Il problema di quel segnale lì fu che io non pensai c'è qualcosa che non va in lui, io pensai c'è qualcosa che non va in me. Cioè, sono io che non sono abbastanza perfetta per meritarmi lui, la sua casa e tutto quello che è la nostra relazione. E quindi immediatamente c'è un cortocircuito. Per cui io non sono già lucida in quel momento. Oggi mi renderei conto, no, che c'è qualcosa, come dicevi tu prima, insomma, non dico due schiaffi, oggi ma dico famo una fuga. Famo una fuga. Poi succede che questo senso del controllo si estende anche su mio figlio. E quindi mio figlio, per esempio, aveva bisogno di una cameretta, era molto piccolo, ma lui aveva questo loft splendente, senza spazi suddivisi, no? Quindi tutta un'area aperta, e non voleva, esteticamente parlando, che si vedesse la cameretta di un bambino nel suo loft tutto bianco e beige, perché poi non dovevano entrare colori in quella casa, solo bianco, beige e nero. Quindi immaginati la cameretta di un bambino, un verde ci scappa magari. E quindi aveva quest'area spa nella casa, che era la parte seminterrata della casa, e lui aveva adibito a cameretta quest'area spa, quindi questo bambino dormiva davanti a una piscinetta vuota e in una cameretta buia senza finestre. Ma come hai fatto ad accettare tutto questo? Io, come ti dicevo prima, ero veramente una mendicante. Io ho avuto per tantissimi anni una fame d'amore veramente implacabile. Quindi avevo trovato in lui, come dicevo prima, un incastro malefico,
per cui io sapevo che lui non poteva darmene, ma glielo chiedevo disperatamente, perché io, essendo una dipendente affettiva, naturalmente eri affascinata da questo uomo, ed era una droga, no? A tutti gli effetti. Eri affascinata, non ti sembrava vero che questo uomo così importante potesse stare con te? Ma sai, quello non so se fosse tanto la sua posizione, era qualcosa che andava al di là dello status e di tutto, era qualcosa di molto più interiore, cioè lui era davvero, adesso non voglio abusare di questo termine che è molto di moda, però era un narcisista, nel senso che una persona molto ripiegata su di sé, e quindi per lui esisteva solo l'io, per me esisteva solo l'altro, quindi capisci che non poteva in questo. Vedo che Mara c'è un'immedesimazione, ma vedi, beh, è capitato, insomma, a tante donne. È certo che riguarda forti. Tante donne che magari in questo momento ci stanno perché guardando. Io credo che capiti tanto alle donne forti per due motivi. Un po' perché noi ci convinciamo di poter essere abbastanza, proprio perché siamo forti. E quindi ti incaponisce, dici no, io... E un po' perché in realtà quello che dicevo prima, cioè l'io che esibiamo magari alle volte è molto lontano dall'io interiore, l'io ombra. Vediamo quest'altro episodio, parliamo della tazzina di caffè, no? Sì. Altra tragedia lì. Sì, quello è stato uno degli episodi più, vediamo, per lui drammatici. Vediamo. Un giorno, quando eravamo ormai logorati da quella convivenza, io camminavo sul ballatoio del loft con una tazza di caffè lungo in mano. Non so come, quella tazza mi cadde dalle mani. C'entrò in pieno un rettangolo di vetro che decorava il parquet. Il vetro si scheggiò all'istante, il caffè finì a spruzzo sulle pareti bianche e su un quadro d'arte moderna che aveva acquistato da poco. In quel momento fui assalita da un terrore innaturale. Varcò la soglia senza neppure dirmi ciao. Si diresse dritto verso il pavimento di vetro, controllò ogni angolo in cerca dei danni. Mi rimproverò del fatto che non fossi capace di badare alla casa mentre non c'era. Mi disse che avrebbe dovuto far cambiare il vetro e chissà quanto sarebbe costato. Fu una discussione gretta, da cui io mi ritirai piangendo. E senza la minima intenzione di lasciarlo. Ero terrorizzata. Sapevo che quell'incidente era il pretesto perfetto per smettere definitivamente di volermi in casa sua. Sembrava una, voglio dire, no? Un incidente domestico, mm-hmm, che può capitare. Per me fu un dramma, nel senso che mi sentivo come poi dico nel podcast, come, sai, il ragazzino che sa che la mamma e il papà sono andati a parlare con i professori e prima o poi rientrano a casa e ti fanno un mazzo così, sì, perché scoprono che non hai studiato. Ecco, io mi sentivo in quel modo lì. Voglio dire una cosa, ascoltando, poi anche riascoltando questi momenti, no? Sembra di parlare del sadico, della persona orribile dall'altra parte, che ha a che fare invece con una figura angelicata di vittima, eccetera. Voglio però dire che per quanto lui sia stato inqualificabile, e quindi non voglio, come dire, assolverlo, però io l'avevo investito di un ruolo e di una responsabilità enorme, gigantesca, che era quella di in qualche modo sfamarmi, e non poteva esserci alcun uomo in quel periodo della vita che potesse riempire il vuoto che avevo, perché era un vuoto mio, cioè, certo, era una ferita antica, certo. E per quanto poi lui in realtà si sia approfittato, abbia capito, perché questi uomini hanno delle antenne, direi, diaboliche e maligne, per quanto se ne sia approfittato, avrebbe potuto mollarmi come hanno fatto altri che giustamente sono pure scappati, hanno detto io questa, cioè voglio dire, con sta fame d'amore me la stacco di dosso perché è pesante. Poi lui ne ha approfittato, quindi ripeto, è inqualificabile, però effettivamente io avevo questo grandissimo come problema ne sei di dover uscita, essere amata. Selvaggia, come ne sei uscita e quando? Ne sono uscita quando ho accettato di aver perso questa guerra, quando ho lasciato che tutto il dolore del mondo mi investisse. C'è stato un lungo periodo in cui io cercavo stordimenti, quando non c'era lui, perché ci lasciavamo a lungo magari alle volte, mm-hmm, no? E quindi io cercavo di stordirmi, cioè io cercavo altre droghe, che poi erano altri magari ragazzi. Sei scappata ragazzi, tu? Cioè come è finita, no, la storia? No, mi lasciava sempre lui, mi lasciava sempre lui, perché lui, mm-hmm, si cercava una sua bolla, insomma respirava, era dipendente anche lui poi in qualche modo. Perché da me. Perché hai deciso di raccontare tutto questo? Ma è nato da una conversazione così, come avremmo potuto fare io e te. L'ho raccontato a Daria Bignardi, sì, all'assedio, cioè al bar, e poi le mi ha detto, ma perché non viene all'assedio? Se capita ne parli, eccetera. Io volevo che finisse lì la cosa. Ho detto, beh, l'ho raccontata, avevo una storia da raccontare, l'ho raccontata. Quando sono tornata a casa e ho aperto la posta, Facebook, Messenger, eccetera, io sono stata travolta e seppellita da messaggi, Mara.
Cioè, vedi, adesso parlavamo io e te, tu hai detto, è capitato anche a me. Cioè, è una di quelle cose, cioè, davvero, cioè, una specie di giardino segreto nella vita. Chi lo supera, e magari l'ha superato tanti anni fa, non sapeva neppure dargli un nome. Perché qua, anche quando l'ho vissuto io non sapevo dargli un nome. Tante persone si sono ricordate e riconosciute in quello che era. E non è l'amore infelice, perché quello capita, è proprio un'altra cosa. È un'altra cosa. Un altro mondo. Però